Che differenza. Ma si sta togliendo tutta la decorazione del disegno che c'è sul fondotinta, però cioè o ne prendo tanto, non si vede. Così posso dare. Di non fare così. Molto difficile. Adesso io non riesco a vedermi benissimo. Però mi pare che da forse la videocamera non cambia nulla. Probabile. Allora, non mi trovo tanto bene con questo perché non sono abituato. Vado meglio con la mia spugnetta marcia. Perché sono abituato a così. Allo specchio mi sembra di non aver unificato, compattato tutta la stessa base di colore. Dalla videocamera non so se si vede, forse no, perché insomma non è che abbia una videocamera HD super mega power ultra fichissima, però vabbè, vita di creatura che sono uniforme adesso, magari sembrava uniforme anche lì, ma io in realtà mi vedevo delle gran male.
Sono i prodotti che di solito uso, quindi non mi trovo tanto. Poi sono anche scomoda, però creatura pipetta di mero, so che ti verrebbe da dire cosa ti faccio. Come al solito io lo vado a mettere in un modo che sicuramente è sbagliato, ma piace molto a me. Molto estetico, come dico io. È molto slay. Così. Perché mi piace che faccia sta cosa tipo avvolgente, molto, non lo so spiegare, ma mi piace molto. Un rossore, non mi so spiegare, però è una cosa che mi piace. Cioè, avvolge tutto, è tutto più morbido, tipo, no? Mi piace molto. Una volta ricercavo dei tratti più duri, più. Invece adesso mi piace la morbidezza, quindi sul mio volto. Quindi è così. Poi mi piace andare a metterne un po' e sotto al naso, anche se poi non si vede. Però secondo me un po' di differenza si nota. Poi mi piace quel finto rossore che viene in realtà quando si va al mare. Quando si va al mare e
sole qua che è molto carino, è come quando ti fanno quell'effetto con le lentiggini, no? Che ancora non ho provato, ma proveremo con quella in un prossimo video, proveremo. Voglio provare varie tecniche, non so neanche se su di me le lentiggini stiano bene, perché comunque sono bionda, biondo cenere, con gli occhi verdi, e di solito sono le ragazze, le persone sì, ci stanno bene perché ci nascono così, quindi è naturale. Però io non so. Vabbè, comunque faccio così un po'. Questo non è il pennello giusto perché io devo comprimerlo così per dargli la forma. Però troveremo anche il pennello adeguato. Per adesso è solo, diciamo che io sono molto spartana in queste . Forse è anche un po' esagerato, devo dire, però adesso lo andiamo ad attenuare con l'altro pennello, quello questo qui, ok, andiamo a correggere qua, beh è troppo carino, vedi che mi dà una cosa più, sembra molto kawaii adesso, prima era un viso più tutto bianco, tutto, adesso kawaii è cattivo. Sacco l'effetto che dà, cioè cambia totalmente il viso di una persona. Andiamo così random a pettinare le sopracciglia, anche se in realtà non, le divine sopracciglia sono già perfette così, però andiamo a pettinarle con questo gel. Solito uso quello color tipo unicorno, dico, perché è olografico.
senso. Perché di solito metto quello in polvere, quindi è differente. Mi fa sembrare un po' unta, spero di no. Non lo so. Beh, qua sono andato troppo in alto, tamponiamo. Si vede qua.